Babylon, siamo ritornati su Cusano Italia TV nel nostro viaggio dedicato alle informazioni, all'attualità, agli approfondimenti e ai temi caldi degli ultimi giorni, delle ultime ore. Beh, si sta parlando tantissimo di vacanze, se ne sta parlando sui social, se ne sta parlando sui quotidiani, ci sono osservatori ovunque ed è giusto che sia così, insomma, è il momento dell'anno della vacanza e di tutti i benefici che ne derivano dalla vacanza. Tante volte i medici consigliano una vacanza quando siamo un po' stanchi, quando stiamo male, insomma, le vacanze ci aiutano a riprendere benessere, a recuperare forma fisica, psicologica e poi ci danno la possibilità di vedere posti nuovi, conoscere luoghi che magari non conoscevamo fino al giorno prima. È comunque un momento di esplorazione importante, un viaggio non solo verso un altro posto, ma anche interiore molto importante. Oggi noi questo viaggio lo faremo con i nostri ospiti, ovviamente, e poi lo faremo verso un posto bellissimo della Sardegna, un'isola della Sardegna bellissima che è la Maddalena, capitale della cultura 2024. Ci sono tanti progetti e tante novità che racconteremo con i nostri ospiti, che sono Federica Porcu, vice sindaco, e Fabio Lai, sindaco, in diretta con noi. Bentrovati su Cusano Italia TV. Salve, salve a tutti e benvenuti, grazie. Benvenuti, siamo davvero contenti e siamo davvero onorati di avervi in trasmissione, perché abbiamo sentito parlare in lungo e in largo della Maddalena. È un posto bellissimo per il mare, la qualità del mare, la particolarità del territorio, per il cibo, poi si parla anche dei sardi, insomma, sappiamo anche che i sardi sono persone molto accoglienti, insomma in Sardegna si mangia anche bene. C'è del divertimento, non manca niente da voi. Tuttavia, siamo reduci da 2 anni difficili. Tra poco mi racconterete come stanno andando le cose per questa estate 2022. Poi saluto Federica Ricci, psicoterapeuta. Bentrovata, Federica. Buonasera. Bentrovata a Babylon. Federica ci racconterà dei benefici delle vacanze, quindi del benessere che deriva da un momento di vacanza, da un periodo di vacanza. Tante volte i medici non danno delle cure farmacologiche, ma dicono partite, partite per le vacanze perché fa bene, aiuta. Ci cambia anche interiormente, credo, una vacanza, dottoressa Ricci? Beh, diciamo, da proprio uno stacco dalla routine, dalla quotidianità, la vacanza, come dire, rigenera sempre, quindi è consigliabile, ma è anche un modo veramente per dare salute e benessere alla nostra mente, perché, come dire, non ce ne rendiamo conto, ma i benefici poi diciamo li dopo vediamo nel li tempo. Vediamo esattamente. Federica Porcu, vice sindaco della Maddalena, e Fabio Lai, come stanno andando le prenotazioni, come sta andando l'estate da voi fino ad oggi? Guardi, la nostra meta è una meta turistica e non mi stupiscono mai i grandi numeri, le dico la verità. Però quest'anno abbiamo avuto un aumento esponenziale che va al di sopra di ogni più rosea aspettativa. Già addirittura dal primo weekend di Pasqua e Pasquetta abbiamo avuto le strutture in sold out, con dei numeri ad oggi registrati per maggio-giugno che sono 2,5 volte rispetto a quelli del 2020. Quindi comunque le cose stanno andando molto bene rispetto alle prenotazioni ottenute già durante i mesi di aprile, maggio, però bisogna anche dire che la Maddalena è una certezza, cioè prenotare una vacanza alla Maddalena vuol dire essere ben consapevoli della qualità della vacanza a cui si va incontro, sindaco. Quest'anno i problemi sono l'assenza della manodopera, la crisi economica e l'aumento dei prezzi. Voi ne state risentendo? Senza dubbio gli effetti negativi dell'emergenza sanitaria si sentono ancora un po' per quanto riguarda questi aspetti, così come purtroppo la guerra in Europa. Ma devo dirle che più che altro rispetto alle attività che esercitano economie a scopo turistico hanno risentito più le opere pubbliche. Per quanto riguarda invece gli aspetti relativi alle assunzioni del personale, è un paese che ha tanto lavoro e pertanto assumiamo anche persone fuori dalla nostra città per supportare questa carenza durante la stagione estiva.
Eh sì, quindi comunque ci sono delle criticità, a cui si va incontro proprio perché viviamo un momento un po' particolare. Nonostante tutto, il sindaco ha detto che con le prenotazioni avete ottenuto, insomma, belle soddisfazioni, quindi le cose vanno bene. Si prospetta una estate molto positiva, insomma, per tanti questa è l'estate della ripresa, credo anche per voi sia così. In termini numerici stiamo andando benissimo, ma anche in termini di qualità. Ma la Maddalena è un paese turistico che riesce ad offrire servizi, spettacoli per tutte le tasche. Quindi in questo momento stiamo vivendo un momento molto favorevole, superiore rispetto alla pre-pandemia. Eh sì, quindi comunque un momento molto buono. Abbiamo dei video che ci danno l'idea del posto che noi stiamo raccontando, cioè della Maddalena. Abbiamo un servizio, vediamo il nostro contributo, poi torniamo in studio. Sebbene la città di La Maddalena sia di fondazione piuttosto recente, il suo territorio, l'arcipelago, grazie alla sua posizione geografica soprattutto, è inserito sin da tempi molto antichi nelle rotte e nei passaggi dell'uomo. È possibile anche semplicemente con una maschera fare un bagno all'interno delle bellissime cale dell'arcipelago e magari imbattersi in un relitto antico o in reperti archeologici smarriti sul fondale. La maggior parte sono relitti di età romana, ma abbiamo anche relitti successivi, di epoche più recenti, e soprattutto poi le testimonianze delle grandi guerre con l'affondamento delle navi della Regia Marina e l'affondamento dell'aereo esamotore tedesco dietro Caprera. Il relitto più importante del nord Sardegna e forse anche di tutta l'archeologia italiana è il relitto di Sparci. Ubicato a breve distanza dall'isola su un fondale di 18 metri, la particolarità di questo relitto è che costituisce in un certo senso la nascita della moderna archeologia subacquea. Sempre vicino al relitto di Spargi è presente un altro relitto all'interno di Cala Corsara, della bellissima Cala Corsara. È un relitto di cui purtroppo non è più presente il carico, ma è ancora ben visibile sul fondale lo scafo con le tavole di fasciame e con le strutture principali della nave. Un altro sito di interesse è il tafone di Cala Corsara, che è una piccola cavità presente alle spalle di spiaggia di Cala Corsara, a circa 8 metri dalla battigia. Passa inosservato e per chi non conosce l'argomento probabilmente non dirà niente come struttura. In realtà gli studi, gli scavi all'interno del tafone hanno mostrato una dinamica di popolamento estremamente complessa. Nonostante a prima vista questi siti spesso non abbiano un messaggio compiuto di per sé, questi relitti, queste testimonianze rappresentano delle piccole capsule di storia che, se opportunamente studiate, forniscono una cartina di tornasole che effettivamente dà la possibilità di leggere la storia prima che questa venga scritta su un libro di storia. Non solo mare, alta qualità del mare, ma anche storia, cultura. Insomma, la Maddalena è un crogiolo, di fattori vincenti. Insomma, sono tanti gli elementi che rendono la Maddalena un posto di qualità. Federica Porcu, vice sindaco, non l'ho sentita per niente. Siete candidati a Capitale della Cultura nel 2024. È un impegno importante quello a cui andate incontro. Sì, è un impegno molto importante, ma siamo stati candidati nei mesi precedenti, come sappiamo, insomma, la vittoria è andata ad un'altra realtà italiana, sempre molto bella. Però questo ci ha dato l'opportunità di, insomma, realizzare tante belle cose e prepararci ad una stagione turistica importante. Infatti, in questi giorni, i preparativi sono tutti concentrati per la festa patronale dell'isola, il 22 luglio,
che è Santa Maria Maddalena, Ah, che una bello! bellissima occasione. Parteciperanno ovviamente tutte le autorità locali e anche quelle vicine, limitrofe dei comuni come Palau, Santa Teresa, Arzachena, ma anche della Corsica. Avremo un calendario ricco di eventi per questa stagione Che estiva. meraviglia! Come si svolge la festa patronale? Abbiamo detto 22 luglio, Santa Maddalena, ha detto Vice Santa Sindaco Maria Santa Maddalena. Maria Maddalena, un momento in cui si avvicinano alla Maddalena anche gli abitanti delle zone limitrofe, addirittura vengono dalla Corsica. Che bello, che cosa succede? Succede che realizziamo ovviamente questo incontro, questa giornata e festeggiamo tutti insieme con una bellissima processione che avviene sia a terra che a mare, durante la quale trasportiamo la nostra santa in questa processione e al culmine viene effettuata una messa religiosa. E alla mezzanotte ci sono i fuochi pirotecnici. Bellissimo, e dura un giorno? Quanto dura la festa? Beh, la festa è il giorno del 22 luglio, però ovviamente i giorni precedenti, i giorni successivi c'è un ricco calendario di eventi. Alla vigilia del 22 luglio abbiamo il concerto di Do di Battaglia, ad esempio, nella piazza principale dell'isola. Ah, bellissimo, quindi comunque un momento da vivere e da vedere. Invece per il 2024 come vi state preparando? È un appuntamento importante quello che vi aspetta. Ma nel 2024 è una proiezione che abbiamo messo in campo già dal momento della candidatura, nel senso che la candidatura come capitale italiana della cultura non fa parte in realtà del nostro programma elettorale. E la ringrazio per questa domanda perché ci dà la possibilità di raccontarci, dà la possibilità di raccontare un paese, un'isola che sta cambiando completamente modello di paese turistico. Cioè la Maddalena troppo spesso, purtroppo, viene vista come mera meta balneare, non poteva essere diversamente per la bellezza delle sue spiagge. Siamo inseriti nella top 10 delle spiagge più belle al mondo, siamo inseriti nella top 10 delle isole più belle d'Italia. Ma il cambiamento avviene proprio perché siamo in grado di raccontare la cultura di questo territorio. Lei pensi che in un paese così piccolo, di 10.900 abitanti, sono passati i tre eroi nazionali? Giuseppe Garibaldi, Napoleone Bonaparte e l'ammiraglio Orazio Nelson. Ora noi dobbiamo essere bravi a raccontare tutto questo. Lo stiamo facendo con le opere pubbliche. Abbiamo una piazza che si può visitare, all'interno del quale ci sono dei monumenti con dei cimeli originali che ricordano Napoleone Bonaparte, e nel palazzo della residenza municipale una mostra permanente con dei cimeli originali che invece parlano dell'ammiraglio Nelson. Dei cimeli che tornano dall'Inghilterra dopo 219 anni. Beh, sono Oltre comunque, ovviamente la casa museo di Giuseppe Garibaldi. beh, comunque un patrimonio importante che va custodito e soprattutto va raccontato, Sindaco. Mi sembra che voi vi state muovendo abbastanza bene in questo senso. Insomma, siete molto legati alla storia della Maddalena e siete molto attenti alle personalità che hanno segnato il vostro territorio. Stiamo investendo tantissimo in queste figure perché ci dà la possibilità di destagionalizzare. Abbiamo tantissime presenze. Pensi che siamo un paese, come le ho detto, di circa 11.000 abitanti. Oggi, allo stato attuale, siamo già a 45.000 presenze e la proiezione è di 60.000 nel mese di agosto, ma allo stato attuale contingentato da maggio a settembre. Tutte queste operazioni di marketing e di investimenti relativi alla cultura della nostra città ci permetteranno di aumentare, di anticipare la stagione e di posticiparla. Stiamo puntando sul turismo culturale e sul turismo scolastico. Possiamo farlo perché non dobbiamo inventarci niente. Abbiamo tantissima storia, tantissima cultura e tantissima tradizione in questo territorio. Dobbiamo essere bravi noi a valorizzarla. Ma soprattutto i turisti che hanno già visitato la Maddalena, sono la miglior pubblicità, insomma, per la vostra isola, Sindaco. Raccontano la Maddalena come un paradiso, insomma, basti vedere le foto, i contenuti che comunque vengono divulgati in rete da coloro che vi scelgono per fare, le vacanze, per capire del tipo di località, che noi comunque stiamo raccontando. Dottoressa, c'è mai stata la Maddalena? C'è mai andata la Beh sì, Maddalena? almeno due volte. Ah, quindi sa di cosa parliamo, le è Lo so piaciuto? perfettamente, assolutamente sì.
La Sardegna è una meta, come dire, Tutta che la qui Sardegna, è tutta la vero. Sardegna. Non ho avuto ancora modo e tempo di girarla completamente, cosa che invece ambivo a fare purtroppo, quindi dovrò ritornarci per forza. Però sicuramente, come dire, la Maddalena, la Sardegna in generale, diciamo, va un po' a sposare più cose insieme, è veramente più cose insieme. La vacanza in Sardegna non diventa, come dire, una meta turistica, ma diventa veramente qualcosa per riposare la mente, quindi una meta davvero per staccare. Pensiamo per esempio all'aspetto più naturalistico che la Sardegna offre e quale posto migliore secondo me Certo, proprio per per rigenerarsi, per rigenerarsi. staccare dalla routine, dal lavoro, quindi il fatto anche di potersi permettere lunghe passeggiate, di poter, ecco, la cosa. Ecco, mi hanno detto per esempio, sindaco, che per raggiungere le spiagge alla Maddalena bisogna molto camminare. È vero? Guardi, abbiamo la fortuna di non essere solo un'isola, ma di essere un arcipelago, quindi un insieme di isole. Pertanto riusciamo a offrire vari servizi. Si può camminare, quindi fare trekking per arrivare alle isole, si può arrivare per arrivare alle spiagge, si può arrivare comodamente in macchina oppure prendendo un'unità, un gommone, una barca, un veliero per andare nelle altre isole minori. Ah, bello, Quindi ce n'è per tutti. bellissimo, Ecco, io bellissimo. su questo punto abolirei proprio la circolazione delle auto, ma invece favorirei proprio le Le passeggiate, le passeggiate, lunghe biciclette, quindi passeggiate. mettere in movimento. Questo deve essere anche, la vacanza deve essere anche un momento per proprio rigenerare il corpo, la mente sì, ma anche il corpo, no? Perché molto spesso comunque il lavoro, come dire, tende un po' a limitare il movimento, quindi purtroppo la Lei sedentarietà. dice, dottoressa, approfittare delle vacanze per camminare? Esattamente, io lo dico sempre alle mie pazienti, approfittate di questi mesi di vacanza per camminare di più, per avere cura anche del vostro corpo. Ovviamente le due cose si intersecano, corpo e mente sono, come dire, perfettamente incastrate l'una all'altra, per cui rigenerare anche il corpo con sport, fare snorkeling, utilizzare, abbandonare l'uso dell'auto, ma favorire invece, ecco, mezzi ecologici come la bicicletta, andare in barca. Con il gommone, come diceva il sindaco, quindi secondo me questo deve essere, come dire, a livello esperienziale qualcosa che aiuta davvero a rimettersi in movimento. Quindi la Sardegna, per cui dicevo prima, che è un connubio di più cose, Sì, è quindi a vero. livello proprio sensoriale, quindi la scoperta anche di cibi, di sapori, dei colori, quindi come dire, a livello davvero multisensoriale, credo che rigeneri completamente Tanto, quindi la c'è tutto, mente. troviamo tutto, non solo il mare, ma anche storia, cultura e cibo. Abbiamo ancora dei contributi sulla Maddalena, vediamo il servizio, poi torniamo qui. Parco Nazionale dell'Arcipelago della Maddalena nasce nel 1996 come, diciamo, frutto di quella legge del quadro sulle aree protette, un importante caposaldo della legislazione italiana. La missione di un parco nazionale è quella di, prima di tutto, proteggere quella che è la biodiversità e fare la tutela quindi dell'ambiente. La biodiversità in questo arcipelago si vede un po' dovunque, soprattutto le parti interne delle nostre isole, oppure le parti sottomarine, che sicuramente nascondono dei tesori da proteggere e assolutamente da valorizzare anche come volano economico. La caratteristica unica di questo parco nazionale e che coincide completamente con quelli che sono i confini del comune della Maddalena. È un'occasione speciale che questo territorio ha e che questo territorio deve sapere cogliere. Il Parco Nazionale agisce soprattutto in questi anni con progetti volti alla sostenibilità, all'efficientamento energetico e soprattutto all'abbattimento di quelle che sono le emissioni di carbonio, di CO2. Poi lavora molto invece anche sulla mobilità sostenibile. E qua è forse il più grande progetto che si è visto negli ultimi 50 anni, probabilmente, che è quello di andare a dotare l'arcipelago di una pista ciclabile e pedonale che possa essere messa appunto nel ponte di Caprera e quindi dotarsi di una mobilità chiaramente in linea con quello che è l'aspetto della Carta dell'ONU.
Il parco potrebbe essere utile alla candidatura perché finalmente si potrebbe dare uno strumento con il quale valorizzare l'ambiente come cultura. Non ci sono dubbi che l'ambiente è l'unico strumento sul quale poi noi dovremo costruire la nostra permanenza su questo pianeta. Quindi l'economia sostenibile si può fare? Sì, si può fare e sono straconvinto di questo. E dove lo possiamo testare? Dove lo possiamo verificare che si può fare? Assolutamente alla Maddalena. I temi sono tanti, nel contributo che abbiamo visto, nel servizio che abbiamo visto si parlava di turismo sostenibile, anche questo è un tema molto importante per il presente e per il futuro non solo della Maddalena ma di tutto il paese. A che punto siete? Può rispondere chi vuole? Intanto spero che questi video riescano a trasmettere almeno il 50% dell'emozione che provo io quando li vedo. So che può sembrare strano perché sono il sindaco e sono un maddalenino, però veramente la bellezza incontaminata di questo territorio mi provoca sempre qualcosa dentro. Spero veramente che riusciamo a trasmettere la bellezza e la necessità di tutelare l'ambiente, che è il bene più prezioso che noi oggi abbiamo. Per quanto riguarda la mobilità sostenibile, stiamo ponendo in essere tutta una serie di atti che è volte verso questo modello: turismo ambientale, turismo culturale, turismo della nautica di porto, ma anche turismo green. Hanno i lavori per la prima pista ciclabile della nostra isola, quindi mobilità sostenibile, che collegherà il centro storico e con un bellissimo intervento a sbalzo su un ponte darà la possibilità di arrivare anche a un'altra isola. Ah, ecco, quindi comunque ci sono tanti progetti pensati per operare in questo senso, per favorire comunque il turismo sostenibile. Sempre in tema di turismo, siete sui giornali nelle ultime ore per la presenza di turisti stranieri, che poi è il grande ritorno dell'anno, insomma, è il ritorno di persone che arrivano dall'estero. Quanti ne contate, se comunque avete idea di quanti ce ne sono al momento, e da dove arrivano? Solitamente le maggiori presenze vengono dalla Francia e dalla Spagna. Francia ovviamente non poteva essere diversamente per una questione culturale, siamo molto vicini alla Corsica, siamo anche gemellati con la città di Ajaccio. La bellezza di questa stagione, la straordinarietà di questa stagione, che stiamo registrando delle presenze anche dei paesi scandinavi e della Germania, quindi paesi che solitamente non decidono di trascorrere le loro vacanze in questo periodo, ma in periodi molto più avanzati come settembre e ottobre. Quindi sicuramente questo sta a denotare una voglia di tornare alla normalità dopo 2 anni completamente difficili da parte di tutti. Eh sì, sono stati comunque 2 anni molto molto pesanti, solo che i limiti dell'anno, come dicevamo, sindaco e vice sindaco, sono gli aumenti dei prezzi, la crisi economica, insomma, ci siamo liberati di un problema e purtroppo ci troviamo a fare i conti con un altro. Però mi sembra che nonostante le difficoltà, da voi i risultati non mancano, insomma, c'è comunque voglia di uscire, c'è voglia di ripresa, sia dall'interno, cioè sia rispetto ai turisti nazionali che internazionali. Esattamente, questo forse non perché siamo bravi noi, ma perché il Signore ci ha donato una terra che è paradisiaca. La bellezza del territorio fa forte pubblicità di sé e questo per noi è una grande fortuna, e per questo che siamo fortemente convinti che tutela dell'ambiente e il rispetto del territorio possa e debba andare di pari passo con lo sviluppo economico. Noi diciamo sempre, e ci piace usare una frase, ovvero che l'arcipelago, la bellezza delle nostre spiagge, non ce l'abbiamo in eredità dai nostri genitori, ma ce l'abbiamo in prestito dei nostri figli. Quindi noi ci sentiamo un obbligo morale di riconsegnarle nelle loro mani così intatto e preservato. Eh sì, è vero. L'altro grande obiettivo delle isole, sindaco e vice sindaco, credo sia quello di aumentare la popolazione, aumentare i servizi e fare in modo che ci possa essere turismo tutto l'anno, quindi non solo turismo nazionale, internazionale e sostenibile, ma comunque una presenza permanente di persone. Voi andate incontro ad un periodo importante, quello della candidatura a capitale della cultura nel 2024, quindi sono tutti aspetti che dovrebbero
aumentare la visibilità del territorio e la presenza degli ospiti da voi anche durante il resto dell'anno, ecco. Questo è il più ambizioso obiettivo di questa amministrazione. Pertanto stiamo investendo in importanti campagne di marketing internazionale, valorizzando non soltanto gli aspetti balneari, ma tutti gli altri servizi legati soprattutto agli aspetti culturali. Eh sì, quindi comunque c'è un grande lavoro da portare avanti, Sindaco, gli obiettivi sono tanti e nonostante le difficoltà mi sembra che comunque tutto vada per il meglio. Noi certamente ci risentiremo più avanti, ci riaggiorneremo più avanti, abbiamo modo di coinvolgervi tutte le volte che è il momento, insomma, perché comunque rimane un'occasione importante quella di interagire con voi per capire anche qual è la situazione sulle isole minori nel nostro paese. Noi sappiamo che sono pezzi di terra che rendono la nostra Italia più bella, unica, più attrattiva e quindi è giusto riconoscervi la visibilità che meritate. Per oggi grazie, ci ritroveremo presto. Grazie. Grazie Buona a voi e a giornata. tutti i telespettatori. Grazie. E buona giornata e buon lavoro. Grazie a Federica Porcu, vice sindaco della Maddalena, e Fabio Lai, sindaco della Maddalena. Bel posto, un bel momento quello estivo, dottoressa Ricci, perché si va in vacanza. E quando si va in vacanza noi lasciamo il vecchio, ci fermiamo un attimo e poi ritorniamo come nuovi. Anche questa è un po' Bisogna avere. l'importanza di allontanarsi, serve anche a questo, a rinnovarsi. Esatto, bisogna ovviamente avere la capacità e il giusto distacco dal lavoro, perché molti vanno in vacanza ma si trascinano e si portano dietro il lavoro. Quindi ecco, la vacanza è un momento proprio in cui io dico sempre bisognerebbe proprio staccare, lasciare i telefoni a casa, lasciare il computer a casa. Purtroppo la connessione costante, minuto, secondo, ogni secondo con i maledetti cellulari che comunque ci riportano di nuovo anche in Alla vita vacanza di alla vita di sempre. sempre, con mail, telefonate e cose del genere, sembra appunto che molte persone invece non riescano a staccare. Quindi il consiglio per quest'anno, dopo 2 anni di pandemia, è proprio quello di dire stop, la mente ha bisogno di fermarsi. E lo dico davvero perché, come dire, lo pagheremo poi più in là, questo continuare affaccendarsi sempre nel lavoro, portarsi lavoro anche in vacanza. Io lo vedo molte persone sotto gli ombrelloni che stanno lì con i telefoni che ancora sono Magari sono interconnessi, che smart non working, riescono a dottoressa, magari smart. sono Molte smart persone working. smart working non abbandonano, come dire, il lavoro, se lo portano anche in vacanza. Assolutamente vietato. Quest'anno datevi, concedetevi. Lasciate i cellulari, ma sai da quanti anni lo diciamo? Sa da quanti anni noi ribadiamo? Dimenticate gli smartphone, i telefoni, spegnete tutto, Non è facile, non è fermatevi. facile, mi rendo conto per chi si porta, sono anche, come dire, persone che magari non riescono proprio a staccare perché temono di perdere tempo, temono che poi quando rientrano avranno un accumulo di lavoro maggiore, allora pensano in quel momento di diluire un po' il lavoro per non rientrare sovraccarichi, insomma, tutta una serie di scuse, secondo me, Che non che non aiutano. aiutano, invece bisogna veramente fermarsi. La creatività, noi abbiamo bisogno, diciamo, di fermarci per essere più creativi e la creatività viene fuori nel momento in cui diamo pace e riposo al cervello. Se non Assolutamente. ci concediamo questo spazio, diventa davvero, come dire, Difficile la ripresa. difficile la ripresa. Rientrare poi al lavoro sembra quasi che la vacanza sia stata un'ulteriore fonte di stress, per cui bisogna davvero fermarsi. Approfittate, approfittate delle vacanze per dire stop, stop alla vita di tutti i giorni e stop alle solite abitudini che magari vi hanno sottratto tempo, energie, quindi approfittate per rigenerarvi. Tra poco continueremo a parlare di vacanze, lo faremo con Coldiretti, Lorenzo Bazzana ci racconterà quali e quanti sono gli italiani che hanno scelto di partire in questi giorni in vacanza e poi torneremo sul nostro tema con la dottoressa Federica Ricci. Vi aspetto.